Buongiorno a voi ed eccoci a guardare come funziona questo gioco Covidoca che vi avviso può essere giocato in due modalità, o stampando su carta il tabellone e quindi in famiglia direttamente con i dadi, con i segnalini sul tabellone stampato, oppure anche online utilizzando o PowerPoint per chi ce l'ha, oppure OpenOffice, lo strumento che consente di visualizzare gli stessi file aperti in PowerPoint. Lo si può fare online, magari anche attraverso Skype, con persone lontane, condividendo il proprio schermo e giocando. E adesso vi faccio vedere come. Giocando esattamente con lo schermo e spostando le pedine, questo è il tabellone del Covidoca con tutte le varie possibilità, e spostando le tabelline che vedete sulla sinistra, semplicemente lanciando i dadi ovviamente, spostandoli nelle caselline, quindi condividendo il proprio schermo si può giocare anche da lontano con lo stesso strumento e tutti vedono la stessa cosa. Quindi la prima possibilità è quella di giocarlo online attraverso questo tabellone. La seconda possibilità invece è quella di, prendendo il file che è allegato, il file PDF che è allegato, stampando su due fogli A4 il tabellone e ovviamente magari anche su una carta un pochettino più spessa, quindi 120, 140, 200 grammi o cartoncino, e stampando i due tabelloni e giocando normalmente con i segnalini e con i dadi da casa. Ecco, vediamo un attimino le istruzioni per capire come funziona. Dentro il file PDF ovviamente avete tutte queste schede con le istruzioni, con le leggende, con i segnalini e quant'altro. Quindi vince chi arriva per prima alla casella 90 senza alcun virus, perché questo è lo scopo, familiarizzare con tutto quanto avviene attorno a questo evento di coronavirus e quindi rendere, esorcizzare in qualche modo, renderlo familiare, ma anche pedagogicamente comprendere che l'assenza di virus è l'obiettivo a cui tutte le persone devono tendere. Con la mascherina, rimanendo in casa, distanziandosi dagli altri, insomma, per cui è un gioco, tra virgolette, anche pedagogico perché aiuta a capire e a introiettare il motivo di alcune restrizioni. Quindi vince chi arriva per primo alla casella 90 senza alcun virus, questa è ovviamente la differenza con il gioco dell'oca. Alcune caselle prevedono l'acquisizione di alcuni virus secondo la trasgressione, quindi ci saranno le caselle proprio delle trasgressioni. Quelle che sono state fatte da tutte le persone, insomma. E quindi le trasgressioni assegnano dei virus da 10 a 50. Ad ogni tiro di penalità, però, cioè senza penalità, scusate, si guadagnano 5 anticorpi. Perché? Perché gli anticorpi vanno a bilanciare i virus. Più anticorpi si hanno, e più virus si possono, tra virgolette, cancellare. Proprio perché l'obiettivo è arrivare alla 90 senza virus. Vi ho fatto un tabellone nel quale conteggiare i virus e anticorpi e quindi la differenza, oppure ognuno otterrà il proprio conteggio. Tanti virus presi, tanti anticorpi presi, la differenza vede se ne avete ancora oppure no. Bisogna arrivare alla casella 90 con il numero esatto, questo è scontato per il gioco dell'oca. E se uno arriva con un numero superiore, ovviamente, come dirà dopo, si indietreggia di passi rimanenti. Dalla casella 84 si procede sempre lanciando un solo dado. Ed ancora, se si arriva alla casella 90 col numero superiore, come già detto, si torna indietro dei passi rimanenti. Ogni anticorpo annulla un virus. Esempio, 5 anticorpi annullano 5 virus. Quindi se si arriva alla casella 90 con 5 virus e 5 anticorpi, si è senza virus. Se si arriva alla casella 90 con il numero esatto ma con virus, si attende nella casella blu che vedete nel prospetto e sino a diserimento virus, ogni tiro ne toglie 5. E quindi adesso guardiamo un po' il tabellone, come vedete, prima della casella 90 c'è la casella blu e ancora è specificato, deve arrivare al 90 con il numero esatto e non avere virus. Se hai virus e hai il numero esatto, ti fermi in questa casella sino a che non li hai tolti tutti, ogni tiro toglie 5 virus. Se non hai il numero esatto, indietreggia tante caselle quanto il numero rimane. Questo è già stato detto. E si può giocare lanciando un solo dado e in questo modo la partita durerà più tempo. Si può giocare lanciando due dadi e in questo modo la partita sarà più breve. Se non hai dadi da tirare, lo puoi fare online. Qui c'è un link di esempio. Vediamo come funziona.
Ecco, questo link porta a questo sito che vi dà la possibilità di lanciare i dadi online in modo casuale, quindi non programmato, e quindi utilizzare questo per fare gli avanzamenti. Queste sono le istruzioni principali. Oltre alle istruzioni principali, ovviamente ci sono la leggenda delle varie caselle. I due piedi neri prosegui per altrettanti passi in avanti o indietro secondo la direzione che stai seguendo. Se hai fatto 6, arrivi in questa casella e vai avanti altri 6 passi. Se invece vai alla casella con i quattro orme nere, prosegui per il doppio dei passi che hai fatto, in avanti o indietro. In avanti o indietro vuol dire che se per caso si arriva a una casella che chiede di tornare indietro, come quella che vedremo dopo con la freccia, e si ritorna in una casella verde di questo tipo, si torna indietro ancora degli stessi passi o del doppio dei passi. La casella con l'inversione di mancia dice di indietreggiare per il doppio dei passi che hai fatto, sempre indietro, quindi non cambiando direzione, sempre indietro. Poi arriviamo all'evento. L'evento sono le famose carte evento che vedremo tra poco e che chiede di pescare una carta e aggiungere i virus che vengono assegnati al totale. Quindi la carta evento prevede sempre un'assegnazione di virus in funzione della trasgressione che viene fatta. E poi ancora. La casella scambio permette di scambiare la propria posizione con un'altra pedina scelta. È obbligatorio cambiare la propria posizione con un'altra pedina scelta di un altro dei concorrenti. Io vado al posto tuo, tu vai al posto mio. Poi c'è la quarantena. Chi arriva in quarantena deve rimanere fermo per 5 turni. Può uscire se entra un'altra concorrente oppure se fa 6 si esce. Nel caso di lancio con un solo dado, oppure se si fa 12 si esce. Queste sono le possibilità. Poi c'è la casella respiratore, che rende immune da virus assegnati, ma solo nella prossima carta evento. Quindi se tu prendi o se voi prendete il respiratore e nei prossimi passi entrate in una carta evento, potete annullare, cioè essere immuni da quei virus e quindi non conteggiarli. Mentre invece ancora il Tocilizumab, che è un farmaco che ha dato degli esiti interessanti nei confronti della polmonite, acquisisci 30 anticorpi, quindi se entri prendi 30 anticorpi che assommi a quelli che guadagni ad ogni tiro. Poi c'è la casella di disinfezione, cioè vengono annullati tutti i virus che uno ha preso. E poi ancora c'è la casella fermo un turno, che ovviamente non è da spiegare, ed ancora la casella lascia passare. Chi entra nel lascia passare è come se lo mettesse in tasca e nel caso capitasse in quarantena non fa la quarantena. Questa è la leggenda. Oltre alla leggenda ovviamente ci sono le carte evento. Ecco, qui ci sono 21 tipologie di carte evento. Voi potreste stamparle e ovviamente tagliarle in modo che uno poi quando entra nella carta evento la pesca. Oppure, se non avete la possibilità di stamparle, potete sempre giocare online con quest'altra versione e quindi numerando tutte le carte ed estraendo a sorte un numero in qualsiasi modo vogliate, in modo che uno casualmente prende la carta evento e non è sempre la stessa. E ovviamente a queste carte evento voi potreste aggiungerne molte altre, tutte quelle che vengono in mente. Un po' di creatività e di inventiva vi permette di arricchire questo gioco. Bene, vi lascio quindi col tabellone, ricordate la doppia possibilità, quella di giocarlo o su carta, stampando appunto il tabellone dal file che trovate, oppure online in casa tra di voi, oppure online con parenti, amici, i nonni, conoscenti, tutto il mondo. Skype è uno di questi esempi, non è l'unico ovviamente, ma siccome è gratuito, dà la possibilità di condividere il proprio schermo e quindi di far vedere a tutti questo tabellone e di spostare le pedine di ognuno, nelle caselle a seconda del tiro che viene fatto. Ecco, anche qui le pedine le potete aggiungere, modificare come volete con tutti i vostri, aggeggi. Bene, vi lascio quindi con questa, istruzione. Se avete bisogno di informazioni, mandate una mail a roberto-gilardi@libero.it e vi darò tutte le risposte del caso. Un caro saluto a tutti e un afflato di sostegno e comprensione per tutti noi in questo momento. Ciao!